Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Gusmini, psicologa psicoterapeuta. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Giulia Franco, psicologa psicoterapeuta, autrice del libro Il guanto di mio fratello. Grazie Giulia per aver accettato questa intervista. Grazie a te. Con lei oggi cercheremo di approfondire un tema di cui si parla veramente poco, essere fratelli di persone disabili. Giulia, non si parla mai abbastanza delle fatiche che i familiari possono vivere con la presenza di una persona disabile in famiglia. In particolare un fratello non lo scegli, ti capita, è il tuo compagno di viaggio e spesso la relazione con lui è mediata dai genitori. Una disabilità può esserci dalla nascita oppure può presentarsi nel corso della vita. Qual è il tuo punto di vista circa l'accettare un fratello disabile? L'accettazione di questa esperienza è un percorso che prevede la capacità di rivedersi e di ripensare alle proprie emozioni. Non credo ci sia un giorno in cui ci si possa sentire risolti da questo punto di vista, ma è un processo che a seconda delle fasi della propria vita assume diverse sfaccettature. Spesso mi sono chiesta perché, e per lungo tempo sono sentita alla ricerca di un senso da dare alla sofferenza di mio fratello e della mia famiglia. Aiutare le persone a trovare il proprio senso facendo della mia esperienza di vita una professione è stato il mio modo di dare significato e di rispondere ai tanti perché che per lungo tempo mi sono chiesto. Quindi secondo te non è, se ho capito bene, non è un percorso unico che si raggiunge definitivamente, sostanzialmente, ma tu dici ogni giorno ti sembra di essere arrivato e in realtà può subentrare qualche cosa che può essere magari il peggioramento della malattia piuttosto che delle difficoltà di altra natura che ti riportano a doverti ridomandare, a doverti ricollocare rispetto a questa esperienza. Sì, anche i normali cambiamenti fisiologici che intercorrono nel corso della vita ti costringono a modificare anche la tua relazione con lui. E non solo, per ognuno di noi può anche essere diverso questo processo, non c'è una strada uguale per tutti. Su questo tema Giulia ha scritto un libro illustrato per bambini, Il guanto di mio fratello. Com'è che sei arrivata a decidere di scrivere questo libro? Sì, io da qualche anno mi occupo di gruppi di condivisione per bambini e fratelli di persone disabili e nel corso di cicli di incontri ho maturato l'idea di poter unire i vissuti dei tanti bambini che ho incontrato ai miei di bambina. Questo con l'obiettivo di fornire uno strumento che potesse aiutare le famiglie e anche gli addetti ai lavori per poter appunto spiegare la disabilità ai bambini con un linguaggio semplice e con l'aiuto di illustrazioni. È veramente un bel libro, vi consiglio di leggerlo. La storia racconta di Ina, una bambina che intraprende un viaggio con il fratello Tabi alla ricerca di un mago. Tabi porta un guanto e Ina vorrebbe toglierglielo e il mago sembra la soluzione. Di fatto Ina nel viaggio fa numerose scoperte importanti. C'è un passaggio nel tuo libro, Giulia, che mi sembra fondamentale, cioè quando il mago spiega a Ina che non è colpa sua se suo fratello Tabi porta un guanto. Puoi approfondire? Sì, solitamente in questo tipo di esperienze si vivono pesanti sensi di colpa, ci si sente impotenti di non riuscire mai ad essere e a fare abbastanza per la propria famiglia. Il rischio può essere quello di rimanere ingabbiati in una sorta di autopunizione, dove il pensiero è quello di dire se non può essere felice lui, allora forse non devo esserlo nemmeno io. Quindi insomma ho voluto trasmettere il messaggio di deresponsabilizzazione proprio per aiutare i bambini a pensare che si può voler bene al proprio fratello anche se si pensa un po' alla propria vita, alla propria realizzazione personale. Certo, ed è una cosa decisamente importante direi. Sì. Come dicevamo prima, Ina fa delle scoperte durante il viaggio che la portano a stare meglio e a guardare Tabi per quello che è.
Ci possono essere quindi, dal tuo punto di vista, delle fasi tipiche che attraversano i fratelli di persone disabili? Una fase è capire che cos'ha il fratello, che tipo di disabilità. Spesso i bambini dentro di loro già sanno e sentono che c'è qualcosa che non va nel fratello o nella sorellina, ma non riescono a dare nome e significato. Quindi quello che si fa in questi gruppi è provare a spiegare correttamente, con parole semplici ma vere, quello che sta succedendo, proprio per evitare che si possano sviluppare delle fantasie, da un lato anche più tragiche o illusorie, nella testa dei bambini. Quando dici tragiche, che cosa intendi esattamente? Nel senso magari di pensare che la malattia del fratello possa essere sviluppata anche in loro stessi, oppure anche il pensare che la malattia potrà passare con una banale influenza. Un'altra fase con i bambini un po' più grandini della scuola elementare solitamente è quella di aiutarli a trovare delle risposte, delle strategie alle domande che cominciano successivamente a esserci nel mondo esterno, a cominciare dalla scuola, del tipo: ma che cos'ha tuo fratello? Ma perché si comporta in questo modo? Quindi anche qui, unendo le esperienze di tutti, si possono trovare delle risposte che non sono uguali per tutti, anche in questo caso, ed è su questo che è importante anche lavorare specificatamente con ognuno di loro. Quindi tu mi stai dicendo, correggimi se sbaglio, che all'interno del gruppo i bambini si ritrovano in un'esperienza simile, nello stesso tempo scoprono strategie differenti per affrontare questo problema, nel senso che magari a un bambino non è venuto in mente quella strategia che magari ha aiutato quell'altro. Sì, e quindi si passano delle informazioni in qualche modo. Sì, è un proprio vero confronto a tutti, certo, gli effetti. Ma che emozioni viaggiano? Ma le emozioni più frequenti sono la sensazione di isolamento, e anche questo si lavora, proprio per questo che si fanno questi lavori in gruppo, proprio per capire che non sei gli unici a sentire determinate cose, e la mancanza di attenzione. Infatti percepiscono molto l'attenzione del professionista, del terapeuta, di avere un adulto a disposizione per loro che possa esserci. La vergogna, alle volte come avere a che fare con la disabilità significa anche provare della vergogna, dell'impotenza e della fatica. Quindi il mio obiettivo è quello anche di lavorare in un processo di trasformazione di questi sentimenti anche negativi, perché possono anche essere motivo di una ricchezza interiore anche per il loro futuro di adulti. Ma rabbia no? Sì. Mi colpisce questo che... Sì, sicuramente anche la rabbia, che si lega un po' all'impotenza di non riuscire alle volte ad aiutarlo, si ritorna un po' a quelle domande di chiedersi perché, e questo può creare anche molta rabbia. Qual è la tua esperienza come professionista che lavora con fratelli di persone disabili? Quali sono i temi maggiormente portati? Un po' ce li hai accennati prima, c'è qualcos'altro che ti senti di aggiungere? Sì, allora i bambini arrivano ai miei gruppi molto curiosi, quindi emergono sicuramente tematiche relative all'interesse di capirne di più di questo fratellino particolare. Noto appunto, come dicevo, un grosso desiderio di avere attenzioni e di sentirsi appagati in un contesto dove ci sono delle persone che sono completamente a disposizione per loro, e attraverso il gioco hanno poi la possibilità di condividere sentimenti anche semplici con coetanei che vivono un'esperienza simile. Quindi il mio compito è di aiutarli a trovare il giusto equilibrio a questo tipo di esperienza. Ti è mai capitato di dare anche dei suggerimenti ai genitori, pensando che hanno non solo un figlio disabile, ma che magari ci sono uno o due o più fratelli? Sì, i genitori che si avvicinano a questo tipo di esperienze sono già genitori che si sono fatti delle domande e che capiscono che anche il fratello, tra virgolette, sano ha bisogno dei suoi spazi. Le loro paure principali sono proprio quelle di non essere equi abbastanza, di non dedicare sufficientemente tempo, e quello che io consiglio è di dedicare dei momenti specifici solo per quel fratellino. Mm-hmm. Anche cose piccole, insomma, momenti... Certo. Non è certo semplice nemmeno per i genitori, no. Insomma, un'esperienza di questo tipo, poi ovvio dipende da che tipo di disabilità stiamo parlando. Certo, certo. Ci sono dei progetti che hai in mente per aiutare i fratelli di persone disabili?
Sì, attualmente per dare seguito anche all'esperienza positiva del libro illustrato, ho pensato di entrare in collaborazione con dei professionisti del teatro e di poter mettere in scena la storia del mio libro, Il guanto di mio fratello, proprio con i bambini fratelli partecipanti ai miei gruppi di condivisione. E il tuo obiettivo con questo teatro vorrebbe essere esattamente quello di? L'obiettivo è quello sempre di lavorare sui vissuti dei bambini, quindi rimarrà comunque in primis il mio lavoro clinico e mi farò aiutare dal teatro come strumento per poter tirare fuori queste emozioni. Hai in mente una storia, un ricordo che più di altre ti è rimasta nel cuore? È capitato che mi chiedessero ma quando guarirà? E quindi lì ho capito quanto è importante parlarne in anticipo di queste tematiche, perché a 6 anni chiedere ancora ma quando guarirà è pericoloso, insomma. Certo. Oppure anche sentirmi dire ma quanto bene si stava prima di lei? Questo mi fa capire anche la fatica di un bambino, no, di tirare fuori un sentimento di rabbia del genere, no? Certo. Quindi avere uno spazio dove puoi anche dire queste cose è un lavoro prezioso che si deve certo. fare, ecco. Che appunto i gruppi diventano un'occasione con lo spazio neutro dove io posso tirare fuori senza la paura di essere giudicato. Sì, sì. Ed è un seminario che poi torna anche nel lungo periodo. Io penso a un bambino anche di 3 anni che a distanza di tanti mesi dice alla mamma ma quando è che mi riporti dalla signora che mi faceva vedere il cartone animato dei conigli, che è un cartone che io faccio spesso vedere. E quindi mi ha fatto pensare quanto magari uno alle volte pensi che quello che sta facendo nel breve periodo non porti a molto, ma è una raccolta che avviene poi successivamente nel tempo. Quindi grazie Giulia per questa testimonianza che ci hai regalato, grazie per il lavoro che stai facendo, grazie a voi per averci seguito fino a qui. Alla prossima!